collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia. Ben ritrovati ad In Cucina con lo Chef. Un caro saluto da Gigi Di Simio e dalla persona che vedete qui a fianco a me, che inizia la settimana con noi, la nostra cara amica, che possiamo definire la nostra bakery woman di Larino, Marilena Marra. Ciao. Ciao Gigi, buonasera. Come stai? Stai bene? Tu? Tutto a posto? Io sto bene e soprattutto qua oggi comincia un'altra settimana, quindi altre sei ricette, sei puntate di cose buone da scoprire. Dobbiamo aver fiducia in queste ricette, soprattutto certo. In quella di stasera. Certo, allora. Una ricetta naturale. Ecco, salutare. Allora aspetta, fammi ti dare il là e poi mi spieghi. Certo. Allora, oggi Marilena, che ormai è già qualche puntata, è stata qui da noi, ha optato per una scelta proprio, posso dire, della terra. Certo. Un prodotto semplice, che ci ricorda un po' il passato. Allora, io leggo il titolo: fave e cicoria, proprio vero? Allora, come ti è venuta questa cosa di preparare fave e cicoria? Ah, questo è un piatto di origini pugliesi, dal Foggiano. Però diciamo, da loro è più rinomato, è diventato famoso. Invece per quanto riguarda la nostra terra, noi l'abbiamo sempre utilizzato, perché le cicorie, soprattutto nei nostri campi, nascono spontanee e quindi di conseguenza nelle nostre famiglie, tipicamente contadine, è un piatto che è ampiamente stato usato. Uno seminava le fave. Seminava le fave, la poi cicoria le faceva essiccare, perché sì. Questo è il tipico, una caratteristica tipica di questo piatto è che non si usano le fave fresche. Quindi è un piatto benissimo, che può essere consumato benissimo di questo periodo, in inverno, quando le fave appunto non ci sono. Perfetto. Io dico questo. La cicoria si trova ancora. Sì, sì. È sempre amara. Sempre amara, questa che abbiamo a disposizione è proprio cicoria di campo. No, io ho abitato tanti anni in un paese dell'entroterra, del Molise, e associo il discorso delle cicorie a quando una persona non ha niente da fare, no? Che ha del tempo libero. Due cose: dove vai? Vado per cicorie, vado a cicorie, oppure vado a funghi. In base alle stagioni. Però la cicoria, detto anche dai medici, dai nutrizionisti, fa molto bene. Bisogna mangiarla, perché bisogna mangiarla, è un alimento ricco di molti sali minerali, nutrienti, e inoltre è depurativa del fegato, è diuretica. E bisogna però conoscerla. Cioè, da dire questo, bisogna stare attenti, se non la si conosce è allora, meglio non prenderla. Allora, il consiglio qual è? Diamoci alla cicoria. Senti, ritorniamo alla terra, ecco. Quello può essere consiglio per tutti. Vogliamo cominciare allora questa puntata, certo, operativamente parlando, di questa nuova settimana? Andiamo. Naturalmente c'è da dire che i nostri amici che ci seguono da casa ormai lo hanno imparato, perché noi lo diciamo sempre praticamente. I tempi i nostri sono quelli che sono. Sì. Giusto? Allora, il tempo è tiranno. E non si può, se dovessimo fare tutto nei tempi della puntata che abbiamo a disposizione, non basterebbero. Allora, che cosa succede? I nostri ospiti, in questo caso la nostra amica Marilena, si è un po' avvantaggiata. Allora, questa è la cicoria campestre. Già lavata. Ma chi è andato a farla? Tu no? No, io. Tu hai l'omino? Sì, di fiducia che comunque mi prende. Te la prende. Sì, anche perché ci sono numerose varietà di cicoria. Bisogna capire. Sì, bisogna un mestiere, intenditore di cicoria, è un lavoro. Questo invece Queste è un contenitore con dentro le fave secche. Quindi queste sono fave che sono state raccolte nel periodo estivo, poi dopo essiccate. E per questa ricetta noi abbiamo la necessità di metterle a bagno la sera prima. Questo volevo dire. Questo è importantissimo per ottenere il risultato. Tu per arrivare, perché praticamente il risultato è questo che vedete. Sì, abbiamo ottenuto questa purea di fave.
Tu cosa hai fatto? Le fave, così le hai tenute a bagno? A bagno una notte intera. Una notte intera. E poi le hai? Le ho cucinate semplicemente con acqua e una foglia di alloro. E alla fine mi hai detto proprio... aggiunto un po' alla fine sia il sale che l'olio. L'olio. Poi qui invece abbiamo le cicorie. Lessate. Lessate. Sì, sì. E qui abbiamo un po' di pane casareccio, un po' duro, raffermo. Sì, non deve essere quello morbido di giornata. Oh, sempre nel discorso, perché poi vedo il peperoncino, l'aglio, vabbè. Sempre per il discorso di avvantaggiarsi, cosa hai fatto? Hai tagliato un po' di pane, hai realizzato dei dadini. Che addirittura hai già, sì, diciamo, un po' in parte filo d'olio. E vedo una padella vuota. Sì. Allora, procedi pure. Andremo a colmare questi vuoti. Appunto. Allora, nel frattempo... Hai imparato ad usare il nostro... Ci proviamo. Allora, questo è il tasto per farlo partire. Questo poi è devi il selezionare. Brava. Bravissima. Beh, oh. Mi dicevi che tu a casa hai l'induzione, come sì, questo, quindi sei pratica. Oh, ti volevo dire che noi siamo social, lo sai che siamo social, no? Guarda che forse... No, non è andato, allora devi fare così, mettilo qui, eccolo qui, perfetto. Sì. Noi siamo social, abbiamo Facebook, Instagram e abbiamo un canale YouTube. Per rivedere le puntate, il logo del nostro programma, qui, questo che hai qui, e anche sulla home page del sito internet della nostra rete. Forse prendiamo... E quindi ci clicchi sopra e... Sì. Cliccandoci sopra vai a finire nella nostra sezione YouTube dove ci sono tutte dove le puntate. Dove io vi... Ah, vabbè, usa questo, poi vediamo che cosa è successo. Dove io vi seguo tutti i giorni. Lo so che tu ci segui con YouTube. Forse non hai... Non ho girato abbastanza, bene. Ecco. Però funziona, è aperto. Sì. Sono io che ho delle problematiche con... Con le palline delle bottiglie. Non sono una buona ladra. Ah. Serrature, bottiglie, non so aprire. Pensa che ci sono... Allora, devi sapere che le frodi nel settore alimentare sono diffusissime. Mi diceva un amico che ci sono persone che riescono a riempire la bottiglia con la pallina. Addirittura. Quindi una bottiglia che ha un'etichetta, fammi dire, di un whisky, sì, famoso, prendono uno non originale che assomiglia e riescono a travasarlo anche con la pallina. Pensa un po'. Maghi. I maghi della truffa. Maghi della truffa. E oggi bisogna stare attenti a tante cose. Quindi, ecco la cicoria bollita. Allora, che noi va abbiamo in padella. Messo un po' di olio, aglio, un po' di peperoncino. Altrimenti si può utilizzare anche il peperone crusco. Ah, cioè, in alternativa. In alternativa. E quindi facciamo rosolare leggermente le verdure in maniera tale che prendano un po' il sapore del peperoncino. Invece il pane qui aumentiamo leggermente, dobbiamo aumentare la tostatura. Il pane olio, cosa hai messo qui? Ho messo un filo d'olio e basta, solo un filo d'olio. Ho capito. Questo. Quindi, e poi praticamente la composizione tra... La composizione... Tra pane, devi alzare, guarda, alza la padella, rimettila, e questo è il centro, vedi? Rimettila. Così. Aspetta, così. Ti devo Vabbè, fare... È allora, una lezione che... Eccola qui, vedi? Ecco, ci siamo. È al massimo. Ok. Quindi stavi dicendo, per completare il piatto. Allora, questo è un piatto semplicissimo, perché poi non va, diciamo, mescolato, nel senso che va composto. Quindi? Metteremo alla base del piatto, metteremo i nostri crostini, poi aggiungeremo la crema di fave. Ah, quindi è? E sopra ci adageremo... Va bene, allora, siamo arrivati che è praticamente pronto, perché la parte lo di convogliamo. Bollitura... Adesso mandiamo la pubblicità e vi diciamo, non andate via, Gigi Di Simio e Marilena Marra
la nostra... Ti aspettiamo. La nostra, tu sei, come ti ho definita io? Bakery Woman. La Bakery Woman, che è nostra ospite, vi diciamo, torniamo subito e ascoltate questi consigli che arrivano dalla regia e vi mostriamo questo piatto povero, ma vi posso assicurare, molto, profumatissimo molto e gustosissimo. In Cucina con lo Chef, dove i fornelli non si spengono mai. A tra poco. Marilena Marra e il suo piatto di questo lunedì di inizio settimana, fave cicoria, a cui il nostro amico Michele Travaglino ci ha consigliato due versure rosso e sì, cipolla. Sì, rosso, sì. Allora, questo è un piatto semplice, semplice, povero, però ma molto gustoso. Molto gustoso, perché il profumo però ci vuole. Chi sì. va a raccogliere la cicoria? La giusto? Sappia, la conosca. Che la conosca, primo. Poi le fave. Le fave, sì. Poi bisogna pulire la cicoria, farla bollire le fave, ricordarsi. Di metterla in ammollo. Fondamentale, altrimenti non otteniamo questa crema. E quindi c'è un po' di lavoro, un po' di impegno, però vi assicuro che torni a casa la sera. Soprattutto quelle sere un po' fredde, torni a casa e trovi una buona porzione di fave cicoria, ti bevi un buon bicchiere di vino rosso, insomma. Profumo di casa. Dall'odore di casa, sì. È vero. Ricordi antichi. Va bene, lei ci ha detto che in provincia di Foggia è molto usato sì, questo. Sì, è un piatto tipico proprio del foggiano. Però lo si fa anche in Molise, in Abruzzo. Ovviamente poi ognuno, pure in base ai paesi, alle abitudini familiari, ha la sua ricetta. Questo io seguo quella della mia famiglia. C'è da dire che non c'era tra gli ingredienti, tu hai colorato un po' il piatto sì, con un po' di paprika. Va bene, io ti dico complimenti, provate a rifarlo a casa. Non semplice, è difficilissimo, no. Dovete impegnare. È un po' lungo, però è semplice nel procedimento. Va bene, Marilena, grazie per essere stata da noi, tornerai a trovarci. Vi ricordo Instagram, Facebook, In Cucina con lo Chef e YouTube per rivedere. Tu sei sempre una assidua di YouTube. Ciao a tutti da Gigi Di Simo, ci vediamo domani con un'altra puntata di In Cucina con lo Chef. Ciao! Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia.